Cari amici, Gesù nel brano del Vangelo di Marco di domenica prossima, 3 dicembre, prima di Avvento, un tempo questo di preparazione al Santo Natale, ci inviterà più volte a stare svegli. In un brano brevissimo, di appena 4 versetti, ci ripeterà per ben 4 volte di vegliare, di non addormentarci. Chiaramente, cari amici, l'uomo ha bisogno di dormire, altrimenti l'organismo umano ne risente. L'invito di Gesù a restare svegli e a non dormire riguarda la sfera spirituale. Corriamo cioè il rischio di essere come addormentati, imbambolati, ipnotizzati, distratti, quando siamo svegli. Gesù, come un papà preoccupato per i propri figli, ci mette in guardia come da un pericolo che ci sovrasta. Il pericolo, cari amici, sia ben chiaro, non viene dal padrone citato da Gesù nella parabola, che può tornare all'improvviso, da un momento all'altro, anche nel cuore della notte. Per capire meglio l'avvertimento di Gesù, riflettiamo un attimo su un'altra parabola nella quale Gesù ci dice che se uno sapesse a che ora viene il ladro, veglierebbe, resterebbe sveglio e non si lascerebbe scassinare la casa. Chi è il ladro, cari amici? E che cosa c'è di così prezioso nella nostra casa che ci potrebbe essere rubato? Cominciamo dalla seconda domanda. Cosa abbiamo noi di così prezioso che dobbiamo difendere a qualsiasi costo? Sono i doni che Gesù ci ha portato venendo in questo mondo. Questo bambino che nasce a Betlemme, cari amici, è venuto per farci dei regali straordinari. La libertà, la dignità, la creatività dei figli di Dio. Ci ha donato il potere più grande dell'amore, per mezzo del quale possiamo far esplodere la vita. È venuto per far traboccare di gioia il nostro cuore, una gioia la sua che il mondo non può dare. È venuto per assicurarci un futuro di luce nella casa del Padre. Per quanto riguarda la prima domanda, cari amici, chi può essere il ladro, se non il nemico del genere umano? Satana. La nostra lotta, ci ammonisce San Paolo, non è contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti che stanno nell'aria. E San Pietro ci inviterà a vegliare, perché il nostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Papa Francesco, successore di San Pietro, ha parlato di Satana più volte e il giornalista Diego Manetti ha raccolto i suoi interventi in un libro. In questo video, cari amici, vorrei solo accennare alle 9 maniere con cui il diavolo cerca di addormentarci, per rubarci i doni che Gesù è venuto a portarci, rinviando alla lettura del libro coloro che volessero approfondire. Innanzitutto, cari amici, Papa Francesco ci invita a non essere ingenui. Il diavolo c'è anche nel XXI secolo e non dobbiamo essere ingenui. Dobbiamo imparare dal Vangelo la lotta contro di lui. Serve forza e coraggio, perché è un combattimento continuo. Non si può pensare, ha detto il Papa, a una vita spirituale, a una vita cristiana, senza resistere alle tentazioni, senza lottare contro il diavolo. In particolare, il Papa ci ricorda che il demonio è portatore di amarezza, di pessimismo, di scoraggiamento, di depressione. Il demonio è un ladro di speranza. Il demonio è un seminatore di chiacchiere e zizzania. Il demonio è astuto, presenta il male come se fosse bene, ma la sua intenzione è distruggere. Il demonio è un pericoloso seduttore, è un illusionista, è capace di farti vedere quello che non esiste. Il demonio è impuro e vuole contaminare l'amore di Dio nel nostro cuore con il peccato, perché bisogna lottare per mantenere puro il cuore, perché Gesù vinca. Con il demonio non si deve dialogare, bisogna stroncare immediatamente le sue suggestioni rispondendo come ha fatto Gesù con la parola di Dio. Il demonio cerca di ingannarci con la tentazione della mondanità. Il demonio cerca di ingannarci con la tentazione dell'adulazione e dell'ipocrisia. Cari amici, in questo periodo bellissimo che ci separa dalla celebrazione del Santo Natale, incrementiamo il nostro stato di vigilanza spirituale e non permettiamo che il nostro nemico ci rubi l'amore, la pace e la gioia che Gesù ci dona. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.